L'attività del Consiglio regionale questa settimana ruota attorno al Parco di San Rossore, prima con la partecipazione all'evento per i 10 anni di Giovani Sì, poi con l'apertura del primo ufficio decentrato. Intanto è trascorso un anno esatto dall'insediamento del Consiglio regionale, era il 19 ottobre 2020, stava cominciando un periodo molto difficile per la pandemia. Ecco le nostre immagini della seduta in cui Eugenio Giani illustrò il suo programma e vennero eletti il Presidente Mazzeo e tutto l'ufficio di presidenza dell'Assemblea. In questi giorni hanno lavorato le commissioni e tra gli argomenti che hanno affrontato ci sono il lavoro, le carceri, l'ambiente, le politiche per la casa e altro ancora. Faremo una sintesi. Torneremo anche sugli argomenti principali delle sedute del 12 e 13 ottobre scorsi, dallo statuto alla defiscalizzazione delle aree interne, con nuovi commenti e ulteriori notizie. Avvicinare le istituzioni ai cittadini era uno degli impegni che ci siamo presi all'inizio di questa legislatura e oggi, aprendo questo luogo di incontro, questo spazio di ascolto, non è uno spazio di ascolto del Presidente del Consiglio regionale, ma è uno spazio di ascolto di tutti i consiglieri regionali. Il nostro obiettivo è guardare le persone negli occhi e cercare di dare quelle risposte, specialmente in un tempo post-pandemico, che i cittadini, le associazioni, le imprese, le categorie economiche ci propongono. È qualcosa di importante e di altamente innovativo. Lo facciamo oggi a Pisa, lo faremo negli altri territori della Toscana, perché l'obiettivo è sempre più quello di fare il Consiglio regionale un luogo aperto che arrivi in quella che abbiamo chiamato la Toscana diffusa, dovunque, e dia quelle risposte che i cittadini da tempo aspettano dalla politica. Le ultime elezioni ci hanno dato un ulteriore messaggio della disaffezione dei cittadini dalla politica e noi invece dobbiamo far conoscere il lavoro che facciamo, i temi della sanità, dell'ambiente, dell'innovazione, e lo facciamo in uno dei luoghi più belli della Toscana. Ed ecco il momento dell'inaugurazione del nuovo ufficio alla presenza del sindaco e del presidente del Parco di San Rossore. C'era anche il consigliere pisano dell'ufficio di presidenza che apprezza questa iniziativa. Il portastensionismo è un dato oggettivo rispetto al quale la politica e le istituzioni si devono confrontare, quindi avvicinare le istituzioni ai cittadini, ai territori è comunque un dovere in questo momento più che in altri momenti storici. Il fatto di aprire questo ufficio della Regione Toscana qua a Pisa, dentro il Parco di San Rossore, va in questa direzione. Inoltre, come ho sottolineato e voglio sottolineare anche in questa occasione, a far capire che la Regione non è soltanto Firenze. Troppo spesso, anche giustamente, si è pensato che la Regione Toscana fosse una questione fiorentina o dell'area metropolitana fiorentina. No, la Regione è comunque un'istituzione di tutti i territori, e quindi è giusto che ci sia anche una rappresentanza forte nel territorio di Pisa che merita un tipo di attenzione di questo genere. Per il Parco di San Rossore questa è una settimana storica, la Villa del Gombo completamente ristrutturata, è arrivato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il parco non era ancora entrato in una ottica giusta, cioè non c'era la giusta attenzione da parte delle autorità, sia nazionali che regionali, su questo parco che è unico al mondo, secondo me è il miglior parco che ci sia. A parte la storia che insegna che qui gli altri parchi non hanno questa storia, ma anche per la biodiversità che ha, per le opportunità che può creare. Quindi ecco, io in questi 3 mesi, che oggi sono giustamente 3 mesi, ho cercato di ridare questo, cioè di ridare il giusto valore ad un parco che è una ricchezza incredibile. L'occasione della visita di Mattarella era quella dei 10 anni di Giovani Sì e lui, il Presidente, ha elogiato pubblicamente l'iniziativa, riservando parole di incoraggiamento a tutti i giovani, testimoni che riascolteremo anche qui. Damiano Brachetta, il primo, è un urologo di 24 anni, ha studiato a Pisa, ha fatto ricerca in Francia sulla robotica applicata e ora lavora a Livorno. Quello che voglio far passare è il concetto di giovane che ha molta più dimestichezza con nuove tecnologie che può importare dalle esperienze che ha effettuato all'estero e poterle importare qui nella propria regione o nella regione che, come dico io, che mi ha adottato. Con Rebecca Donato restiamo nella sfera della sanità. Lei è un'infermiera di famiglia, figura nuova in qualche modo, assiste i pazienti a casa, ascolta anche tutte le loro famiglie. Per noi essere il presente è una cosa fondamentale perché vogliamo che quello che stiamo facendo noi oggi possa diventare il nostro futuro, ma non un futuro lontano, difficile da poter
compiere. È una cosa che invece noi siamo riusciti a fare adesso e che vogliamo che tutti riescano a fare, perché questa deve diventare la realtà di tutti. È questo il messaggio che voglio passare oggi al Presidente e che voglio anche fargli capire sicuramente che quello che faccio è la cosa che ho sempre voluto fare e che ci vuole sicuramente questa passione per poter fare questo lavoro, perché le persone hanno bisogno di noi, hanno bisogno di essere ascoltate, di essere aiutate, ed è una cosa che in questo periodo è fondamentale sicuramente. Poi c'è Tommaso Ceccanti, operatore di economia circolare alla Revet, a 25 anni, lancia un messaggio molto attuale. Vorrei far passare il messaggio che l'economia circolare è una cosa importantissima, perché deve essere trasmessa e deve entrare nel pensiero delle persone, che stiamo chiedendo tanto al nostro pianeta e dobbiamo impegnarci a poter riutilizzare le risorse che già ci siamo presi e abbiamo a nostra disposizione, senza dover sempre ricorrere all'estrazione di nuovi prodotti. Infine l'oro, quello della medaglia olimpica che Ambra Sabatini ha conquistato, precedendo tra l'altro altre due azzurre nella velocità a Tokyo. Noi sì, siamo in presenza. Possiamo fare tutto, dipende soltanto appunto da noi stessi, dalla voglia che abbiamo di metterci in gioco. Diciamo. Gli elogi a tutti il Presidente della Repubblica, che prende volentieri la parola anche qui dopo che era già intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pisa. Voi non siete chiamati a essere protagonisti in futuro, siete già protagonisti. Non intendo dirvi sarete protagonisti del Paese, siete oggi protagonisti del Paese, protagonisti indispensabili. Per questo mi rivolgo ai complimenti per l'iniziativa, per i progetti, per questa realtà che consente questa attività progettuale. Vi ringrazio per quanto fate. Auguri, auguri non per il futuro, ma per il presente. È davvero il caso di dirlo, in un'iniziativa così, alla presenza anche di Mattarella, la tradizione della Toscana si è sposata benissimo con lo slancio verso l'innovazione. È esattamente quello che ho cercato di dare come mandato al Consiglio regionale. Il simbolo della nostra regione è il Pegaso, con le sue zampe ben radicate in quello che siamo, la nostra bellezza, la qualità del viver bene, la storia, l'arte, la cultura, ma le ali che portano verso il futuro. Sono davvero contento che oggi il Presidente Mattarella, qui con la sua presenza, abbia voluto proprio mandare questo messaggio. Un'Italia che guarda con speranza al futuro lo fa attraverso i suoi giovani, e qui sta l'idea di Toscana 2050, dove i giovani saranno protagonisti di segnare il presente ma anche di far volare il Pegaso verso il futuro. Alla fine, al nostro telegiornale, il presidente della Giunta Giani conferma: Giovani Sì, va avanti. E Giovani Sì è il luogo dove si può capire come attraverso tirocini, l'abbiamo visto stamattina, poi si entra nelle aziende e si sviluppa una capacità di lavoro legata alla propria formazione molto importante. Il servizio civile sta funzionando appieno, l'apprendistato attraverso Giovani Sì in Toscana a basi solide, e poi le start-up. Ecco, sulle start-up, soprattutto con i fondi del Recovery Fund e dei fondi strutturali europei, manderemo avanti tutti i progetti che abbiamo in ponte. Vediamo cosa si è discusso nelle commissioni che si sono riunite in questi giorni. Intanto nella prima, quella per gli affari istituzionali, si è affrontato il tema del disagio nelle carceri, dovuto soprattutto a sovraffollamento e condizioni difficili di vita quotidiana, oltre che ai problemi strutturali. Adesso la commissione farà dei sopralluoghi in questi istituti penitenziari a contatto con detenuti, agenti, operatori, volontari. Sono emersi anche alcuni dati: non ci sono situazioni particolarmente gravi dal punto di vista epidemiologico e la copertura vaccinale è stata molto efficace. In proporzione poi in Toscana è ridotta la presenza degli stranieri rispetto agli italiani e anche quella dei minori con le loro madri. La stessa commissione, con la sola astensione della Lega, ha votato la norma che non limita la scelta del segretario generale del Consiglio regionale a dirigenti del ruolo, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private, ma anche può essere aperta questa scelta a chi viene da carriere della ricerca, della docenza universitaria e della magistratura.
Nella Commissione Sanità e Politiche Sociali invece si è affrontato il tema dell'housing sociale, c'è il via libera a sottoscrivere per un altro 1 milione di euro. Le quote del Fondo Toscano serviranno per la gestione di immobili destinati alle fasce medie della popolazione che non riescono a permettersi l'acquisto di una casa sul mercato. La stessa Commissione, che sta seguendo da vicino ormai da tempo il percorso degli Stati Generali della Salute, ha approfondito il tema delle nuove zone distretto che dovrebbero frazionare la maxi area, la maxi zona, Aretina, Casentino, Val Tiberina. A maggioranza la Commissione per lo sviluppo economico, che molto si è battuta in queste settimane sulle questioni dell'occupazione, ha approvato i bilanci di Arti, Agenzia regionale per l'impiego, e di Toscana Promozione Turistica per il 2020. Durante la seduta l'assessore Nardini, su richiesta del consigliere Stella, ha manifestato la disponibilità ad un confronto sui lavoratori precari del porto di Livorno. Aggiunge Nardini però che si aspetta una richiesta esplicita dai sindacati confederali, cosa che, dice, ad oggi non è pervenuta. Anche la quinta commissione si è occupata di un bilancio del 2020 ed è il bilancio dell'azienda per il diritto allo studio. La commissione territorio e ambiente invece si è occupata dei regolamenti del sistema delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sabolla e dell'adeguamento della legge per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, anche quelle naturali, in virtù delle nuove norme europee. Era il 19 ottobre del 2020 e accadeva questo a Firenze. La prima interminabile seduta del nuovo Consiglio regionale si è conclusa solo a tarda sera, prima con l'elezione di tutto l'ufficio di presidenza, poi con l'indicazione da parte del presidente della Giunta, Eugenio Giani, della lista dei nomi degli assessori. Il presidente del Consiglio regionale, dopo un tira e molla durato diverse ore, è Antonio Mazzeo, del Partito Democratico, eletto a Pisa. La terza votazione ottiene un'ampia maggioranza, 36 voti, ricordiamo che i consiglieri sono 40. Lo affiancheranno Stefano Scaramelli, di Italia Viva, come vicepresidente, l'altro vicepresidente è Marco Casucci, della Lega. Nell'ufficio di presidenza ci sono anche Federica Fratoni, PD, e Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia. Proprio Fratelli d'Italia acquista un peso maggiore perché Susanna Ceccardi formalizza le sue dimissioni da consigliera regionale, quindi entra il quinto consigliere, Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia. Ci metterò impegno, ci metterò ascolto, perché questo deve essere prima di tutto il luogo dell'ascolto. Farò in modo che qualunque cittadino della Toscana sappia che qui c'è una porta aperta che può ascoltare i suoi problemi e può provare a dare delle risposte. Ora, esattamente nella stessa data, l'ufficio di presidenza fa il bilancio del primo anno di lavoro. Ci sono il presidente e i suoi due vice. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese, ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'ufficio di presidenza, i capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme senso di responsabilità in un tempo difficile. Noi come ufficio di presidenza abbiamo provato lì dove la Giunta non ce la faceva anche a sostenere, penso agli operatori della cultura, penso ai maestri di sci, penso a tante altre categorie che erano in difficoltà con nostre proposte di legge, anche un minimo di sostegno. Ora dobbiamo guardare avanti, lanceremo questa idea su cui stiamo lavorando di fare una fotografia di quella che sarà la Toscana del 2050, la Toscana dei nostri figli, una terra aperta, accogliente, una terra che guardi al futuro senza subire i cambiamenti enormi che stiamo vivendo. Qualche numero, 54 sedute in un anno, con una presenza dei consiglieri intorno al 96%, e poi 72 proposte di legge discusse, una statutaria, 46 votate e approvate, 131 le proposte di deliberazione, quasi tutte votate, 117 approvate, 414 mozioni presentate, 192 quelle approvate, 115 le risoluzioni, 55 approvate, 98 ordini del giorno votati, 55 hanno avuto la maggioranza. Tutte le commissioni hanno svolto 254 sedute nel complesso, 189 sono state quelle telematiche, 65 in presenza, infine 165 audizioni con 601 soggetti invitati e 4 consultazioni. Di certo c'è stato un tentativo
continuo di parlarci, di confronto, per rendere sempre più trasparente, aperta, ecco, diciamo questa che è praticamente il cuore della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere finalmente debitamente informati delle nostre attività. Ecco, ci sia quella digitalizzazione, quella trasparenza necessaria per far sì che tutto si svolga veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione ai ragazzi. La Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta partendo dalle scuole. Abbiamo fatto dei momenti importanti di condivisione. Auspichiamo che vi sia sempre più il lavoro anche per salvaguardare pienamente i diritti delle opposizioni. Credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione, con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che io ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consiliari, quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distinguo dei ruoli, quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti, penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione e l'importanza e il sostegno al nostro Presidente e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli iter legislativi importanti e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. In questa occasione si presentano anche nuovi strumenti digitali del Consiglio regionale. Uno, lo vediamo, è consultabile facilmente da tutti ed è il nuovo sito internet con tante notizie, informazioni e immagini. Breve sintesi dell'ultima seduta, intanto con un impegno condiviso per ottenere dal governo una defiscalizzazione per le aree interne, che ora, è notizia questa delle ultime ore, saranno sottoposte a nuova mappatura e in Toscana si spera ovviamente che sia più rispondente possibile alla nostra realtà. Creare le condizioni anche dal punto di vista fiscale per sostenere le attività produttive, noi ci dicono non solo gli esperti ma anche gli amministratori locali, è essenziale. Da oggi inizia la battaglia della Toscana per chiedere in sede nazionale di introdurre questo principio che c'è in alcune regioni a statuto speciale, ad esempio insomma Sicilia e altre regioni del nord Italia, deve essere esteso anche alle regioni a statuto ordinario del nostro paese. Non ci siamo però accontentati di un testo generico, l'ennesimo testo generico, perché l'impegno che chiediamo chiaramente è anche quello di Regione Toscana nei confronti diretti delle aree interne. Di fatto la fiscalità è un punto essenziale, per questo la proposta di risoluzione arriva all'unanimità in Consiglio, ma Fratelli d'Italia nelle prossime sedute presenterà lo specifico su cui bisogna lavorare, quindi recupero del patrimonio edilizio, la mobilità, la sanità. Con dei brevi flash riflettiamo ancora sulla modifica dello statuto regionale che porterà il Consiglio ad avere due nuovi questori, membri dell'ufficio di presidenza, e la Giunta ad avere tra i consiglieri regionali un sottosegretario alla presidenza. Una riforma a costo zero, come specifica un atto collegato. Flash dalla maggioranza che lo ha votato, molto trasversale. Direi che c'è stata una fisiologica discussione con qualche contrattempo, come avviene di solito quando si discutono cose di questa rilevanza, però mi sembra che poi il risultato del voto che ha visto approvare tutta questa soluzione con 30 voti favorevoli e non solo contrario ci dice che l'obiettivo di trovare una vasta convergenza, come si deve cercare di fare, lo ripeto ancora una volta, quando si vanno a cambiare le regole, è riuscita. Io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi. E quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Avevamo soltanto un obiettivo, che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del Consiglio regionale, e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio, due a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani, e questo è l'obiettivo conseguito. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio,
a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore, e sia l'allargamento dell'ufficio di presidenza, perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costi. Voto contrario, l'unico, arriva da Italia Viva. Noi abbiamo proposto due cose: che il sottosegretario, qualora si volesse istituire, fosse esterno, avesse un meccanismo di indipendenza, perché ci deve essere la separazione dei poteri tra potere legislativo e potere di governo, come avviene in Parlamento, fra governo e Parlamento, fra giunta e consiglio c'è una separazione netta, perché la nostra è una regione che, come di fatto avviene rispetto al sistema elettorale, è una funzione di carattere presidenziale. E poi abbiamo chiesto una cosa importante, la parità di genere. Grandi critiche però anche dal Movimento 5 Stelle, che ha deciso di non partecipare alla votazione. Qualunque cosa venga votato per i toscani in questo momento non avrà il nostro nome, non avrà il nostro volto e non avrà neanche il nostro voto, perché del resto non ha avuto neanche il voto del presidente che l'ha proposto, ma poi non è stato qui a difenderlo e a parlarci dei motivi di questa così importante riforma statutaria. Lo ripeto, è qualcosa che non si è mai visto in Regione Toscana, è uno schiaffo alla democrazia e alla dignità del Consiglio e dei consiglieri. Concludiamo con le immagini della presentazione di una nuova app sui sentieri d'Europa. Consentirà di percorrerli tutti ricevendo in tempo reale le informazioni utili al cammino. È un'iniziativa a cui partecipa la Federazione Italiana Escursionismo, che svolge a Firenze ora il suo secondo congresso. Immaginandoci allora in un bel cammino insieme, vi diamo appuntamento tra una settimana, sempre venerdì dopo il TG della sera, con i commenti che raccoglieremo nella prossima seduta.